Applico un primer viso lividante. Applico un fondotinta molto leggero ma stratificabile in modo da ottenere un risultato coprente ma non troppo pesante. Applico un correttore fluido con un pennello molto fitto. Fisso con un piumino il correttore e la parte centrale del mio viso, tutto questo con una cipria opacizzante molto leggera. Sul resto del viso vado invece con un pennello e una cipria luminosa. Applico un primer occhi leggermente colorato per uniformare di più. Applico su tutta la palpebra mobile un pigmento champagne leggermente satinato, molto delicato. Applico nella piega questo color caramello opaco e con un pennello applico e con un altro pulito sfumo. Intensifico la sfumatura con un marrone caldo un po' più scuro. Applico sotto l'arcata sopraccigliare un ombretto opaco chiaro. Applico una matita marrone freddo all'interno della rima. E mi raccomando, marrone freddo, perché altrimenti sembrerà che avete, diciamo, un po' di sangue nell'occhio. A questo punto faccio una riga di eyeliner non troppo doppia e nemmeno troppo allungata. Applico delle ciglia finte molto naturali, solo per infoltire un po' le mie. Applico un mascara con uno scovolino molto sottile, in modo da non appesantire lo sguardo. Ridefinisco le mie sopracciglia con una matita per sopracciglia che vira il rosso. Con una terra mediamente fredda ed un pennello più piccolo mi ricreo le ombre sotto lo zigomo e ai lati delle tempie, ma anche un po' sul naso. Applico un blush pesco opaco dal centro delle gote fin sopra le tempie. Applico un illuminante molto leggero su zigomi. Faccio il contorno delle labbra con una matita color carne molto versatile, che mi permette di ridefinire bene il contorno delle labbra e anche di ricostruire il lato un po' più abbassato del mio. Applico questo bellissimo rossetto pescato molto luminoso e lo sfumo bene con la matita. Sciolgo i capelli arricciati precedentemente e ricreo l'onda che portava Emma agli Oscar.